avevano un'attività qui a Via Alessandria, due fratelli comunque continuano a fare i fornai e io all'interno del mercato nomentano ho una rivendita dove vendo prodotti artigianali senza conservante, il pane con il lievito madre e tutti i prodotti genuini. Che cosa prova oggi in questa struttura che sta vivendo comunque una condizione atipica? Non è tutti i giorni i ragazzi che si mettono qui a lavorare, insomma, e a fare cose, a produrre idee. Beh, questa è una bella iniziativa, speriamo che ne vengano altre. Comunque sì, è importante perché si parla anche del nostro futuro, dei nostri nipoti. Perché l'ambiente è importantissimo dove viviamo, che è stato molto bistrattato. Si parla molto di innovazione, ok? Strumenti digitali, social media, Facebook, Instagram. Che rapporto ha lei con questi strumenti? Cioè, li ha visti? Perché spesso che cosa succede? Lo dico perché sono strumenti che abilitano alla comunicazione, abilitano a mettere in contatto le persone, a fare amicizia. E anche a trasferire competenze, cioè lei può far vedere come fare la pizza attraverso un video e diffonderlo a tutti praticamente, anche all'altra parte del mondo, perché internet è interconnesso, cioè questa cosa come la vede? La vedo magnificamente bene, perché anch'io vado e prendo delle ricette su internet, oppure mi metto in comunicazione con degli amici su Facebook. Quindi lei ha Facebook? Io sì. Su WhatsApp a volte mi impappino, mi faccio aiutare da mio figlio, mia figlia, da qualcuno e poi vado avanti da sola. E quanti anni ha? Io ce n'ho 59. Da quanto tempo è su Facebook? Da pochissimo, da pochi mesi. Che rapporto ha con Facebook? Cioè quante ore passa al giorno su Facebook? Ore no, ho pochissimo tempo, però anche 10 minuti al giorno è sufficiente per sentire un amico lontano. Perché no? Importante. Ragazzi, siamo di fronte a una bellissima, diciamo, unione anche di generazioni, voglio dire, io ho 28 anni, passo 8 ore al giorno su Facebook, però probabilmente perdo tempo, nel senso, però la signora Lidia invece il minimo indispensabile, però lo utilizza sia per guardare le ricette ma anche per comunicare, come è giusto che sia. Sì, come no, tantissimo. Ci facciamo un grandissimo saluto in bocca al lupo e salutiamo gli amici del Future Food Institute. Food Institute. Institute. Ciao. Ciao a tutti, buon lavoro.